Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans. Allora, in questo video, ragazzi, vi volevo portare una bella war. Bella, lo vedremo. Un attacco, anzi, due attacchi perché si è caricato anche il secondo esercito. Ci spacchiamo il quarto e poi subito dopo attacchiamo il quinto, già che questo qui lo farà il secondo. E noi ci facciamo il quarto. Allora, il quarto è questo. Ah, tutti questi muri sparpagliati qua. Poi, hai rinforzi e tirare fuori. Ma non ho gli arcierini per tirarli fuori, quindi mi dovrò inventare qualcosa perché non li ho fatti nell'esercito. Due eroi qui sotto e ho come magie fulmini e furia. Quindi con i fulmini volevo andare a fare fuori una di queste torri antiaeree perché attacco con draghi e mongolfiere. Poi sperare di trissare questo attacco. Allora, ci sono queste due torri buttate qua fuori. Non è posizionato benissimo. Non so se provare a buttare giù qualcosa, tipo riuscire ad arrivare qui o qui con gli eroi, in modo tale che con i draghi attacco da questa parte e mando poi le mongolfiere da quest'altra, dove antiaereo praticamente c'è solo queste due cose e potrei riuscirci a arrivare. Magari mi tengo una furia per le mongolfiere. Quindi direi di fare così. Poi ho anche il carretto che sfonda tutto, magari con quello posso andare verso i rinforzi se ne ha. Quindi direi di provare questo attacco e vedere un po' come va. Sperando che, come al solito, ragazzi, sono le 2 di notte, non mi dimentichi di fare niente e che tutto vada per il verso giusto. Allora, attacchiamo 11 mongolfiere, 9 draghi, 2 furia, 5 fulmini e poi ho loro come rinforzi nel carretto, i due eroi e possiamo attaccare. Allora, come detto, proviamo ad arrivare con gli eroi a questo, anche se la vedo anche un po' difficile, che se ne andranno di lato a fare le loro cose. E attacchiamo d'ignoranza. Per i fulmini aspettiamo dopo lui qui, con la regina. Poi mettiamo il carretto che spiana verso l'interno. Ok, se lo stanno mangiando il nostro eroe. Fa fuori questo, perfetto. Fa fuori questo. Resiste ancora, scendiamo i draghi. Ora stanno colpendo la regina. Escono fuori loro. Una furia dei draghi gliela voglio dare. Poi, mongolfiere qui, una furia alle mongolfiere, frizziamo qua, facciamo fuori questo. Allora, non ci sono più difese antiaeree, però c'è questa torre inferno. Prendetevela con la torre inferno. Vediamo un po'. 62%. C'è questa balestra X e quest'altra. Annientata la regina. Spero di aver attivato il potere, ma penso di sì. Non gli fa praticamente niente questa cosa, però sono rimasti soltanto in tre. Chissà se riusciranno ad arrivare fin lì. Ho i miei dubbi, forse non si trissa questo. Sono quattro draghi ancora. Quattro draghi e c'è pure il Tesla, però attenzione. Se questo se la prende. Oh, malissimo la bomba antiaerea. Ma visto che fa fuori la balestra non ci riesce, allora non si trissa questo. Peccato, peccato. Peccato, una sola stella. Anche perché è finito anche il tempo, non ce l'hanno proprio fatta. Un vero peccato. Bomba antiaerea. Ha parecchia vita, ma è finito il tempo.
Non ce l'hanno fatta, si sono sterminati prima, erano anche al massimo livello disponibile del castello, 85%, ma una sola stella. Ho eliminato tutte le difese, ma quelle balestre, piano piano, le bombe, me l'hanno buttati giù. Un peccato, un peccato. Un peccato anche perché il carretto era arrivato proprio nei pressi del castello e si poteva pure fare. Vediamo un po' qui. Quindi, oltre agli errori rifatti, ho fatto anche i rinforzi diversi. È passato un po' di tempo, mancano 2 ore e 2 minuti. Intanto, tutti quanti sono riusciti a fare 3 stelle. Rimane soltanto questo attacco, che era quello che dovevo fare io. Vediamo un po' questo attacco. Ho fatto un mezzo piano. Praticamente, metto il carretto qua sotto. Dovrebbe sfondare questo, poi metto qui i draghi e le mongolfiere sopra e di lato per riuscire a battere questi due e di qua ci butto le fulmine per tirare giù questo e speriamo di trissarlo anche perché ci stanno qui i soffioni che sparano di qua, quindi mettendo le truppe aeree qui dovrei riuscire un attimino anche a schivarli. Speriamo di riuscirci a trissare almeno questo. Rimane solo questo per fare perfect in questa war. Speriamo bene. Queste sono le truppe. Attacchiamo, vediamo un po'. Carretto qua sotto, lo mettiamo qua proprio vicino. Poi mettiamo. E un altro qua. 5, 5, 6. Mettiamo gli eroi, mettiamo il boost. Danno sfondato, fulmine su queste, poi ghiacciamo qui, facciamo skillare anche la regina. I draghi ci sono, però c'è questa fottuta balestra X che mi si sta mangiando il drago. Due draghi sul castello. Vai per la balestra X, ci sono tutti i soldatini. Ce li ha divorati. Ah, non sono riuscito a buttare giù la balestra. C'è la regina qui, ma sparirà in breve. Confidiamo in questi tre draghi che completino l'opera. 93%. Dai. Bomba, addio eroe. Bomba aerea, malissimo al drago. Però ce la potremmo fare. Ce la potremmo fare con solo questa Black Six 3 draghi. Ce la facciamo. Ce la facciamo anche perché c'è poca energia. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Perfettissimo. 3 stelle, è andata bene perché con le fulmine e il carretto sono riuscito a eliminare le due difese aeree più lontane e le mongolfiere hanno fatto il loro dovere su quelle più vicine, direi è andata benissimo, trissato anche questo, il team sarà felicissimo di questo perfect e per concludere così giusto al volo ci possiamo spaccare questi tre attacchini qui, quindi qua ci sta bello il mortaio e il fuoco qua, mettiamo tutte le streghe qua giù, poi ci mettiamo a tankare tutta la situazione fuoco e mortaio, ci mettiamo lui. Diamogli il boost. Ok, almeno si sta tankando il fuoco, ma ha già smesso perché si è allontanato troppo. Fregatura. Adesso ingaggia le streghe. No, le streghe è brutta come storia. Buttate giù questo fuoco. Ok. Addio, una strega è volata via, un'altra strega è volata via. 50% è fatto, ci prendiamo anche il castello. Bombacce tutte malefiche. Però c'è un nuvolo di pipistrelli che butta giù un altro po'. Qui abbiamo difesa aerea, però c'è questo intatto. Mini aeree, quindi durerà poco la cosa. Ok, siamo beccati un 68 a 2 stelle. Vediamo un po'.
L'abbiamo vinta. Secondo attacco. Mortaio, fuoco da questa parte. Allora, facciamo. Facciamo. Strelli tutti qua. Questo qui. Essere andato di nuovo sotto, maledizione. Dovevo aspettare che salisse da solo e poi scendere le streghe. Ah, il mortaio sulle streghe fa malissimo. Vediamo un po'. E questa è presa col 53%. Va bene, ultimo attacco. Allora, ci becchiamo. Ci becchiamo qua il mortaio. Allora, io qua direi di mettere tutte le streghe di qua e cercare di prenderci il castello. E il mortaio, buttarlo il tizio qui da quest'altra parte. Anche perché una volta fatte queste torri, no, mettiamolo qua, va. Mettiamolo qua. Dico, anche il cannone che non mi fa una strage le streghe. Mi fa una strage. Vediamo la skill, ok, buono che se la prendeva il castello. Prendiamo subito il castello così. Dovremmo arrivare tranquilli a un'altra stellina. 48. Va bene, 53, 2 stelle. 65, 68. Streghe continuano a attaccare. Peccato questo cannone rompiballe. Lanciafiamme. Tanto qua il nuvolo gigante di pipistrelli continua a falcidiare strutture che adesso verrà polverizzato, maledetto questo coso di fuoco. 86%, lo vedo bene, infatti win. Perfetto ragazzi, e con questo abbiamo concluso. Possiamo fare solo le mura, ma aspetto per le mura. Metto questo così. La ricerca è finita anche del cannone. Adesso sto cercando di upparle tutte a 12, prima le streghe, scusate. Fa un pipistrello in più, sono abbastanza forti. E con questo ragazzi direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa avreste fatto voi magari nel primo attacco della war che ho fallito, o un po' che truppe usate, che formazione usate qui nel villaggio secondario, che in questa modalità devo dire mi piace molto. E non penso ci sia altro da aggiungere. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.